Thank you.
dalla persona, le persone che ho portato in questo giorno perché avessero grazia. Lode e lode a te, Signore. Noi siamo il cervello, siamo qui per lodarti, per entrare nella preghiera con le mani alzate verso di te. Ti riconosciamo, Dio Salvatore, onnipotente. Tu sei onnipotente, Padre Santo. Sei onnipotente. Io ti lodo, io ti lodo. Sei vivo in mezzo a noi. Riconosco la tua onnipotenza, la tua maestà. Come insieme a noi.
hai davanti un'arma puntata. Quando ci viene detto a prendere, alza le mani, questa è una rapina. Si possono alzare le mani per attrazione. È quello che fa un bimbo rispetto al suo padre. Si possono alzare le mani per abbandono. Come per dire sì, Dio, tu sei il mio Signore, mi abbandono a te. Allora alziamo ancora le mani, fratello. Né per possessione, né per forza, né per la potenza di un'arma. Alziamo le mani per l'amore di Dio, per la misericordia di Dio. Quanti sono nella tribolazione? Alzate le mani, per amore, non per costrizione. Quanti sono nella sofferenza? Alzate le mani, per abbandono. Perché c'è un Dio che ci ama, c'è un Dio che tiene a noi. Alza le mani, sorella. Alza le mani, fratello. Perché abbiamo un Dio potente. Perché abbiamo un Dio che è il Padre. Perché abbiamo un Dio che è misericordioso. Perché abbiamo un Dio che ci conosce sin dalla nascita, prima ancora. Alziamo le mani, Signore Gesù, perché tu sei il Signore. Perché ci abbandoniamo nella tua forza, che è misericordia, che è amore. Tu sei il Signore. Insieme, io canto con il cuore, Gesù è il Signore. Io canto con il cuore, Gesù non c'è niente, è il Signore. Canta pure Dio. Io canto con il cuore.
ci dà la parola di Luca 4. Non solo il Signore ci salva, non solo il Signore ci libera, ci guarisce, ma il Signore ci unge con l'unzione. Ci unge con l'unzione e ci manda perché possiamo annunciare questa salvezza che oggi abbiamo ricevuto fino agli estremi confini della terra. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Proclamiamo l'anno di grazia del Signore. Siamo nel 50°, siamo in un anno giubilare. Proclamiamo l'anno di grazia del Signore. Amen, alleluia. Benediciamo il Signore per questo tempo di preghiera. È solamente un anticipo di quello che tra un po' vedremo nel momento avvenuto e poi nella messa. Il Signore è passato in mezzo a noi e passerà, perché è Lui che ha il desiderio di rialzare, di sollevare le nostre vite e viene a dirci: io sono con voi, non abbiate timore, non abbiate timore. E noi che siamo qui siamo incoraggiosi, io vi invito di nuovo a farvi un applauso e a mettervi in piedi, perché è quel resto che porterà avanti la gioia del Vangelo, l'entusiasmo dell'annuncio, il spirito di verità, sotto l'unzione dello Spirito. E benediciamo il Signore, sentiamoci tutti adorati alla scuola dell'evangelizzazione del Vangelo. Non serve la laurea in teologia, serve un cuore da bambino perché lo Spirito possa far germogliare quel seme d'amore che Dio ha messo nel cuore di ciascuno di noi. È una grazia, una benedizione potervi far giungere questo grande abbraccio d'amore da parte di noi che lottiamo, fatichiamo insieme a voi per continuare ad annunciare nonostante tutto che Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre. Amen. E questo che ci serve, fuoco, fuoco sulle labbra, profezia nello sguardo, diceva Paolo VI. E allora prima di concludere questo tempo di preghiera, di tutta una richiesta di preghiera, la voglio condividere con voi. Una cara sorella che ha fatto tanta strada con noi, di Palazzo San Gervasio, Maria Pia D'Alzieri, è tornata alla casa del Padre. Quindi insieme la presenteremo a messa perché il Signore la accolga nel suo regno. E preghiamo per lei, per i suoi cari, per lei che ha dato un servizio di tanti anni insieme alla mamma Carmen nella comunità di Palazzo San Gervasio. Ora continuiamo la nostra preoccupazione e il Signore ci benedica ancora per questo cammino che abbiamo iniziato insieme. Alleluia!